One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Five, six, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around. Amiche e amici di Rossini TV, c'è il sole in Piazza del Popolo questa mattina e oggi è una giornata stupenda. Tutti i proprietari di moto storiche si sono dati convegno qua per una giornata che l'ASI, l'Automoto Club Storico Italiano, dedica appunto alla sua giornata principale. Il Moto Day dà l'avvio ai motoraduni dell'anno, lo fa con un appuntamento diffuso in oltre 50 città italiane. La regia generale quest'anno è affidata proprio a Pesaro capitale italiana della cultura 2024. Piazza del Popolo si sta riempendo di tante moto provenienti da tutti i motoclub storici della provincia e della regione, per cui andremo a intervistare i vari referenti, andremo a intervistare i vari responsabili e soprattutto vi faremo vedere tante bellissime immagini di questi veri e propri monumenti, di queste vere e proprie opere d'arte su due ruote. Siamo con Leonardo Greco, consigliere federale dell'ASI, che ha messo in piedi tutto questo bellissimo momento per la nostra città è abituata alle due ruote, però momenti come questi sono momenti d'eccellenza che fanno un po' palpitare il cuore di tanti appassionati. Sì, allora innanzitutto voglio precisare un lavoro di squadra della Commissione Manifestazioni Moto, un lavoro di squadra anche del Consiglio federale e ovviamente anche dei club che hanno aderito a questa grande manifestazione. Oggi è la giornata delle due ruote perché il motore del L'ASI è una manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale dove tanti club, oltre 70 club hanno aderito e in tante piazze, in 70 piazze ci sono queste esposizioni. Noi abbiamo voluto omaggiare la città di Pesaro quale capitale della cultura italiana per il 2024 con questa grande esposizione e hanno preso parte tutti i club delle Marche ma anche da fuori regione, dall'Emilia Romagna e dal Veneto. Quindi un grande successo per noi, per l'ASI ma soprattutto anche per la città di Pesaro. Mi sono documentato, sono andato a studiare sul sito dell'ASI e ho visto che questa giornata è in qualche modo l'avvio della grande stagione dei motoraduni. Oggi sono presenti qua tutti i club delle Marche per un raduno che però oggi è statico, non si partirà per fare un giro. Sì, oggi per quanto riguarda la città di Pesaro il raduno è statico, abbiamo una presenza enorme di moto, oltre 150 moto, sono appena arrivati anche i ciclomotori, sempre della Benelli, ma l'obiettivo nostro era quello appunto di raccontare la storia delle due ruote, 100 anni di storia. Con oltre 100 moto, partiamo dalle moto centenarie fino ad arrivare a moto degli anni 2000, quelle certificabili dall'ASI, tanti modelli, tante marche, ci sono anche tanti sidecar, che dire, veramente una esposizione in grande stile per dare lustro delle due ruote alla cittadinanza pesarese. Ricordiamo che l'ASI ha questo ruolo così importante di certificare, di documentare, di verificare l'autenticità di queste, di questi che io nell'introduzione ho chiamato vere e proprie opere d'arte su due ruote. È un ruolo importante perché dà in qualche modo la garanzia ai proprietari, a tutti quelli che si avvicinano, di sapere che quel modello è proprio quello, è così com'era e non ha subito modifiche e rappresenta un pezzo di storia. Certo, per raccontare la storia è necessario che i veicoli siano in perfetto stato e soprattutto conservati o restaurati come in origine. Quindi l'ASI ha questo arduo compito di tutelare il patrimonio storico dei veicoli e certificandoli e quindi tramandando ai posteri quella che è la nostra cultura. Oggi Pesaro non è solo capitale italiana della cultura, ma è anche capitale italiana delle moto d'epoca, perché è da qua che si gestisce un po' la regia di questa giornata così importante per ASI. Siamo con Mauro Pasotti, consigliere federale ASI, presente a riprova di quello che ho detto fino adesso. Pesaro oggi è un po' il centro del vostro mondo. Infatti, sono entusiasta, c'è un'esposizione incredibile, c'è tutta la storia delle motociclette fin dagli inizi fino a una ventina d'anni fa, perché diciamo che dopo i 20 anni i veicoli cominciano già a essere considerati di interesse storico e collezionistico. Pesaro
è giusto che sia la capitale della cultura anche motoristica, anche perché è stata foriera di grandi fabbriche motociclistiche, di grandi piloti, sia nel passato che nel presente, come sapete. ASI è l'ente delegato dallo Stato a tutelare e promuovere il motorismo storico e vogliamo puntualizzare come questa giornata possa essere proprio il fulcro di questa cultura motociclistica. Vedo tanta gente che non è del settore, perché noi siamo tutti ormai da tanti anni in questo settore, quindi per noi questa è routine, ma vedere l'interesse del passante, della gente comune verso questi oggetti ci gratifica molto. L'assessore Milla Della Dora, la recuperiamo un secondo dopo un momento istituzionale. È stata consegnata una targa dall'Automobile Club Storico Italiano a lei per conto dell'amministrazione. Immaginiamo sempre grandi momenti, momenti bellissimi. Siamo a Pesaro, siamo in mezzo alle moto come sempre. Cosa c'è di meglio? Questo è un anno straordinario perché è un anno che rafforza quella che è la collaborazione con ASI. Io ringrazio il presidente Greco perché Pesaro ha una grande tradizione motoristica e quest'anno sarà un anno straordinario perché sono tante le iniziative che con ASI organizzeremo nella nostra città, capitale italiana della cultura, ed è questo che vogliamo parlare. Ci piace parlare della cultura motoristica. Qui abbiamo oggi esposto tanti gioielli, quelli che sono il valore e la storia non solo della nostra città, ma anche dell'Italia, perché questi sono viaggi importanti che hanno fatto queste moto dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista proprio della passione e del trasporto. E ci danno quell'entusiasmo, quell'energia, quel voler essere anche liberi, perché io quando c'è un mezzo di trasporto, poi soprattutto all'aperto, mi piace dare quel senso di libertà. Ringrazio l'ASI, è uno spettacolo perché oggi la piazza è piena anche di tante persone, tanti appassionati e tanti curiosi. Viva l'ASI, viva Pesaro, capitale italiana della cultura. Marco Brusciotti, presidente del Registro Storico Benelli. La Benelli ovviamente oggi non può che farla da padrona, presidente. Sì, la Benelli fa un po' la parte del leone con tutta la nostra esposizione di moto anteguerra qui intorno alla fontana. Devo dire che l'organizzazione di questa giornata, che è stata voluta dall'ASI insieme alla nostra amministrazione comunale, è stata piuttosto impegnativa, ma il risultato, grazie anche al meteo, mi pare che ripaghi della fatica e degli sforzi che abbiamo fatto. Quindi siamo molto felici di essere qui. Chi vuole può ammirare le nostre motociclette, che sono praticamente tutta la produzione della Benelli dagli anni 20 fino agli anni 40, diciamo, prevalentemente, e poi ci sarà il piatto forte, che sarà il rombo di tuono con le Benelli 4 cilindri da Gran Premio del Museo Battisti, che poi a chiusura dell'evento verranno anche avviate. Paolo Marchinelli, direttore del Museo Benelli e segretario del Registro Storico Benelli, insomma qui parliamo di moto storiche, per cui siamo a casa nostra, Paolo. Certo, siamo a casa nostra, lo dimostriamo, perché abbiamo portato una parata di motociclette Benelli impressionanti. Abbiamo preferito portare non solo le Benelli degli anni 30, dove la Benelli sicuramente era una delle case più importanti nel panorama motociclistico italiano, ma ci sono anche le Benelli da competizioni dei grandi piloti come Renzo Pasolini e Jarno Saarinen, e abbiamo portato anche i favolosi anni 60 delle Benelli con i ciclomotori. I ciclomotori della Benelli erano bellissimi e hanno fatto la storia di quegli anni. Noi abbiamo portato 9 moto, tra cui nel contesto proprio qui a Pesaro, la città della cultura, abbiamo portato una Benelli 175 del 1928. Quindi abbiamo anche noi partecipato a questa bellissima manifestazione, considerando anche che l'autoclub Luigi Fagioli non è solo autoclub, ma Luigi Fagioli ha iniziato a correre con le moto negli anni 20 con una Borghi, quindi diciamo che l'autoclub Fagioli non fa solamente auto ma anche moto. Abbiamo portato parecchi modelli,
In prevalenza la produzione degli anni 50, diciamo dalla prima del 47-48 fino all'ultima del 57, per fare proprio una panoramica completa, e abbiamo voluto mettere in evidenza in questa esposizione un modello che è stato restaurato e a fianco un modello nelle condizioni originali, più o meno belle, però per dare proprio l'idea, ecco, di questo lavoro che viene fatto su questi modelli. CAM è il circolo automotoveicoli d'epoca marchigiano, che è il primo circolo che è nato nelle Marche di auto e moto d'epoca nel 1976, è affiliato ASI. E siamo qui in collaborazione con l'ASI per far vedere questa mostra statica di tutti i mezzi. Noi abbiamo portato una collezione di lambrette, ci piaceva fare una cosa un po' particolare. Abbiamo portato tutte le lambrette, dalla prima che è la A, modello A nel 1946, fino ad arrivare all'LI che è del 1962. Ovviamente abbiamo portato moto italiane, moto straniere, per far vedere comunque la cultura motociclistica nel mondo. Abbiamo portato le classiche nostre Guzzi, classico italiano, marchio italiano, abbiamo portato delle Gilera molto importanti, abbiamo portato una Norton del 26, abbiamo portato altre moto che sono anche Vespa, abbiamo portato oltre che le moto, però tutto questo in pratica numero di moto e pure di motocicli, chiamiamoli così, motocicli a due ruote, fanno parte. Noi abbiamo cercato di fare una piccola selezione per poter far vedere l'attività del nostro club, ma di tutta l'attività culturale che è patrimonio culturale italiano. Le Veterane è un club storico affiliato all'ASI dal 1983, quindi uno dei primi club insomma nati con l'associazionismo di ASI. Oggi non potevamo che partecipare, perché se si parla di cultura abbiamo tanto da dire, come sarà stato ribadito anche dai miei colleghi. Abbiamo portato delle moto molto belle, moto che sono state costruite dagli anni 1918 fino al 30 e quindi risalenti, catalogabili nell'epoca vintage e anche post vintage, quindi dal 31 al 45. Questo è un pochino lo spirito col quale siamo qui, quello di divulgare quella che è la passione del motorismo storico in Italia, sempre affiancati dalla nostra associazione madre, l'ASI, che con grande impegno è riuscita anche oggi ad organizzare una giornata di grande qualità come questa. Per partecipare a questo Moto Day a Pesaro, Città della Cultura 2024, abbiamo pensato di portare delle moto non solo vecchie, ma comunque sempre d'epoca, ma che vanno dal 1928 agli anni 2000, anche per accontentare l'occhio e anche per le persone che più giovani, che forse si ricordano meglio le moto degli ultimi decenni. E quindi le moto che vedete sono queste qui, dal 1928 che si parte con una Guzzi fino ad arrivare agli anni 2000 con un Harley Davidson. Abbiamo portato dei mezzi un po' speciali, siamo partiti dalla seconda macchina costruita in Italia, che è una Chizzolini, costruita dai fratelli Chizzolini che erano di Verona, che poi si sono trasferiti a Brescia. Poi abbiamo portato un triciclo automoto 1898 con l'applicazione davanti da lavoro, diventato quadriciclo, ed era un'operazione che facevano durante la settimana per il lavoro, e invece il sabato e la domenica veniva smontato, diciamo, il cassonetto del lavoro per montare la ruota, per farlo diventare triciclo per usarlo, diciamo, il sabato e la domenica. Poi c'è la Singer con il motore, una moto inglese del 1902, con il motore nella ruota davanti, ed è l'unica esistente al mondo perché è da donna. Poi c'è il quadriciclo Peugeot, già innovativo perché aveva la frizione, aveva due marce ed era abbastanza sicuro, diciamo, sulla strada. E poi per terminare il Foray Car della National inglese, con un motore bicilindrico
di una potenza di 7 cavalli che diciamo si poteva paragonare già a un'automobile. Giovanni Ricci, presidente dell'AMA Novella del Fermano, moto restaurate splendidamente. Presidente, che cosa avete portato qui a Pesaro oggi? Oggi abbiamo portato una Ducati, una Benelli, una Vespa, Sidecar, un mezzo militare. Poi abbiamo portato poche cose perché oggi abbiamo da noi nel Fermano la manifestazione indetta dall'ASI e siamo a Montefiore dell'Aso, un bel borgo, e quindi siamo presenti in due posti. Questa è splendida, è una manifestazione meravigliosa, quindi non dire altro che grazie all'ASI per tutto quello che hanno fatto e che fanno per i club marchigiani o di tutta Italia, diciamo. Buongiorno a tutti, io sono Danilo Crescentini, il presidente dell'Autoclub Storico Pesaro, il primo club ASI di Pesaro. Noi poi abbiamo intitolato il club a Dorino Serafini quando Dorino è venuto a mancare nel 2000 e quindi era giusto intitolare il nostro club a un campione pesarese. E noi qui a questa bellissima giornata organizzata da ASI abbiamo esposto una quindicina di moto che vanno dagli anni 20 al 2000. Sono delle moto interessanti, sono tutte moto dei nostri soci, ci sono tante moto, quelle che abbiamo ricordato da ragazzi come le Kawasaki, le Suzuki, le BMW, e poi ci sono delle moto particolari che sono molto più vecchie, sono dei conservati originali, perché il nostro club vuole sempre privilegiare la originalità di questi mezzi. Noi abbiamo portato una bella MV 750 America, una Guzzi dei Corazzieri, una moto stranissima, e abbiamo portato un Guzzino 65 non restaurato, conservato, e una bellissima Vespa GS 150, questa è impeccabile. Tra le moto d'epoca si trova perfettamente suo agio Eugenio Lazzarini, campione del mondo più e più volte e vice campione del mondo tantissime volte. Con queste moto ci ha convissuto all'epoca e continua a viverci, visto che comunque continua a trattare il mondo della moto in tutta la sua evoluzione. Sempre bei momenti questi in cui si fa un passo indietro nel tempo. Sì, oggi qui a Pesaro, città della cultura, tante moto incredibili, non le ho mai viste tutte insieme, moto storiche e meno storiche. Sono storiche anche queste che abbiamo dietro di noi, ma sono più recenti, ma le altre sono cose bellissime. A me piace sempre vedere le cose che facevano una volta e chi le ha inventate, come ha fatto, come è partito, da cosa. Per me queste sono le cose migliori che ho visto oggi. Elvira Daldegan, presidente della Commissione Nazionale Manifestazioni Moto, e insomma è tutta opera sua praticamente, ma soprattutto, diciamolo e sveliamolo, l'opera sua è stata quella di indirizzarci e portarci da tutti, perché non avremmo saputo trovarli tutti quanti, tutti questi appassionati di moto. Una bella manifestazione. Sì, effettivamente è una bellissima manifestazione, è diciamo l'apertura delle manifestazioni a calendario moto. L'onore di avere avuto la presenza, di essere qui presenti a Pesaro, Città della Cultura 2024, è stata un'idea magnifica. Contiamo di riportarla come ogni anno facciamo il Moto Day, inizio delle manifestazioni delle moto, di portarla in tutta Italia, ogni anno passare le città e fare un lavoro del genere, perché merita far lavorare i club, perché ci danno il loro interesse e danno hanno la possibilità di divertirsi come ci divertiamo noi.
mentre in sottofondo riecheggia ancora l'eco del rombo di tuono, che è il momento clou di una giornata come questa. Noi siamo a chiudere questa meraviglia, questa mattinata dedicata alle moto d'epoca, alle moto che hanno fatto battere il cuore di tantissimi appassionati, e anche il nostro, ammettiamolo, diciamo la verità, una grande giornata che vi abbiamo regalato grazie alle telecamere di Rossini TV.